Ciao, sono Magnus e oggi siamo qui su War Hospital. È un gioco in cui avremo la possibilità di poter gestire e portare avanti un ospedale durante la prima guerra mondiale. Potrebbe essere abbastanza simpatico e divertente. Vedremo naturalmente all'atto pratico come può essere. C'è nuova partita. No, facciamo nuova partita. Servizi sanitari. Onore alla loro memoria. Ah, ruffiani. My dear son, I was unable to stop the events that led to the fact that today I am going to the front and you are no longer there. You cannot imagine how much pain I carry in my heart. With your death, I question the sense of my continued existence. This must be some kind of joke. But fate throws me to a place where I might be able to save your colleagues and many others. Quanto fumo. Ma pure. Se vuoi sapere che cosa pensano delle tue azioni i residenti dell'ospedale, muovi la prospettiva dall'alto. Hello, sir. My name is Grissing, the head doctor of this hospital. If I may speak freely, sir, we expected more than just an officer's rank to support our current situation. The Hun could break through our lines at any moment now. Madonna mia, ma si può alzare Doctor, la. mind your tongue. This is our new commander in charge. Sir, I'm delighted that someone with your experience is joining us. I recall your work in London very well. Praveen Kumar, head engineer. If you want something done, you should come to me, sir. Major Henry Wells. As you all know, I was directed here to manage this hospital. I will count on your professionalism. Regardless of your private opinions about me. If I may, sir, we have wounded that are already waiting in casualty clearing station. We should tend to them first. Agreed. Vabbè, dai, Not facci giocare. longer. To start, decisions must be made about their fate, sir. Their files are already waiting for you in casualty clearing station. Scritte sono piccolissime, non si legge un ca. I pazienti sono in attesa del centro smistamento feriti. Fate clic sul pulsante rosso sopra la struttura centro smistamento. Feriti per entrare e iniziare a segnare pazienti ai dottori. Chiudete. Ok. Sì, ci spostiamo così. Perfetto. C'è anche lo zoom. Peccato che non ci sta lo zoom pure per. Dall'alto al basso è bruttissimo. Allora, trascina la scheda del paziente sulla sinistra verso un dottore. Riposo. Ok. Very well, sir. Now that decision was taken, we can start operating on these patients. Una volta segnato il paziente, puoi uscire dalla struttura. Esci. Una volta segnati i pazienti, devono essere trasportati dal centro smistamento feriti al reparto operazioni. Ahia. Parte del centro smistamento feriti. Centro smistamento feriti. Non ci sono medici assegnati al centro smistamento feriti, quindi non sta funzionando adeguatamente. Dobbiamo intervenire. Fare il pulsante di assegnazione. Ok. Assegnazione, perfetto. C'è Max, c'è Armand, c'è. Ah, posso scegliere? Trascina.
Trascina. Ok. Perché? Tutti qua devono trascinare? Anche gli infermieri. Ingegneri. Allora, trascina una delle squadre mediche disponibili in uno degli slot del centro sull'arresto feriti. Chiudi la schermata quando avrai assegnato almeno una squadra medica in questo. Ok. Vabbè. Sir, medics are on the way. Quello che invece sono assegnati al centro sbistamento feriti aspetta che il paziente venga trasportato nel reparto operazioni e che venga eseguita l'operazione. L'avanzamento di operazione è visibile nella parte superiore dello schermo. Non lo vedo operato, eh. Questo è il dottore? Sì, sì, secondo me sì. Lo stanno portando via. È un po' angosciante, però vabbè. Ah, vedi, così possiamo girare. E lo posso anche seguire un po' meglio. Ok, che è questo? Ah, stanno operando a questo? Fate bene che ti sottili, infermieri uno su due, velocità di avanzamento della ferita. Ok. Reparto operazioni. Sir, I'm afraid that one of our patients died during the operation. How did it happen? Was it a mistake or an oversight? È morto. No, sir. It was just bad luck. Ah, sfortuna. The patient was too weak to survive the operation and we could do nothing more to save him. Maybe with better equipment we could do something, but the sad reality is that we cannot save them all. I understand. Then we need to prepare his body to be buried. According to directives from HQ, all deceased are to be buried in place. Too many bodies to transport home, I'm afraid. I pazienti possono morire durante l'operazione. Beh, capita. Quando ciò accade è necessario seppellirli, fai clic sul pulsante cimitero. Oh Gesù, dove sta il cimitero? Ah. Vabbè, questo assomiglia abbastanza a un cimitero, no? Ora c'è la schermata di assegnazione, fai clic sul pulsante assegnazione. Assegnazione. Trascina una delle squadre mediche disponibili in uno degli slot. Cimitero. Chiudi la schermata quando ok. Ottimo lavoro, vabbè. Signora, abbiamo terminato le forniture chirurgiche, dobbiamo reperire di nuovo altrimenti non saremo in grado di operare i pazienti. Qua li ammazziamo i pazienti. Operare i pazienti consuma forniture, poiché hai terminato le forniture chirurgiche non è più possibile operare i pazienti. Sarebbe anche una cosa buona, secondo me. Quando ti trovi in questa situazione puoi ordinare risorse, fai questa stazione di treni per continuare. Ok, c'è la sezione ordinazione. Ordina risorse. Fai clic sul pulsante più accanto a forniture chirurgiche e seleziona 40 casse. Chi li paga? Ordina. Conferma. Ottimo lavoro, grande. Orario di arrivo. Ah, dobbiamo pure aspettare che arrivano. Costruisci una farmacia. Possono essere farmaci affidabili, ecco perché dovremmo produrre un po' più di ospedale. Okay. Dobbiamo costruire una farmacia. Anche che sul pulsante rosso sopra la farmacia per continuare. No, perché stavo leggendo farmacia? Farmacia, ci giriamo un po' perché ecco.
Secondo di posizione 4 insegna ingegnere della farmacia. Mi sembra giusto. Assegna. Ingegneristica, perfetto. Ci siamo. Ottimo lavoro. Nella parte superiore dello schermo puoi vedere l'avanzamento delle migliorie della struttura. Parte superiore? Nella parte superiore dello schermo? Sì, questi qua dici? Ora aspetta che la costruzione sia terminata. State costruendo veramente? Se vado un po' più veloce. Sono questi ingegneri, ma ne erano due, no? Bravi ragazzi. A parte la polvere. Ok. Ottimo lavoro, abbiamo fatto la luci, forniture chirurgiche. Aspetta. Guarda che la farmacia è stata così da poi iniziare a produrre forniture. Va bene, ok, quindi. Ora accendo la schermata di assegnazione, fate la tua assegnazione. Sempre lo stesso, abbastanza uguale a questa ora. Ok. No, allora, ma... no, non c'è l'uomo. Trascina almeno uno degli ingegneri disponibili. Cioè, sono tutti a riposo per 32 ore, quindi non posso. Non posso assegnare nessuno. Ah, non posso assegnare. Perché non mi faceva assegnare? Ottimo lavoro, grazie. Ok, quindi adesso si impegneranno a fare anche. Allora, sono arrivati nuovi pazienti al centro smistamento feriti, prima che le loro condizioni peggiorino. Dobbiamo assicurarci di avere abbastanza forniture chirurgiche per operarle. Ok. È un bordello tremendo. Allora, morale 49%. Fai clic sul centro smistamento e poi sul pulsante interno centro smistamento per accedere alla schermata di selezione dei pazienti. Allora, dobbiamo andare al centro smistamento. Assegnazione. Fai clic sul centro smistamento e poi sul pulsante interno centro smistamento. Ok, reparto operazione. Il personale ospedaliero e i civili consumano ogni giorno razioni di cibo. Se non c'è abbastanza cibo, allora la salute sì, vabbè, normale. Puoi impostare quante reazioni. Vabbè, le reazioni utenti chiedono anche alcol. Vabbè, sto cercando il centro smistamento. Entra nel centro di smistamento, penso qua dentro. Ah, vedi. Ok. Allora, abbiamo due, questo e questo. Imposta riposo. Magari ne metto due. Esci. Ne ho messi due, eh. Vediamo se la situazione va un po' meglio. È un po' monotono questa cosa. Sento solo gente che urla e si lamenta. Evidentemente non stiamo facendo bene il nostro lavoro perché la gente sta schiattando. È abbastanza evidente sta cosa. Vedi, sento altra gente che si incazza. Farmacia. Le forniture vanno bene, eh? 100% raggiunto. Eccoli qua, sono arrivati. Reparto operazione, andatelo operare, andatelo operare. Mi raccomando, non gli tagliamogli le cose giuste, non quelle sbagliate. Andate. L'hanno gettato là dentro. Vediamo se da qua riusciamo a fare qualcosa. Li vedo un po' troppo a riposo, eh. Operato, ah, grande, questo qua buono. Ok, vediamo un pochettino se riusciamo a salvare anche a lui. Pazienti, pronto per l'operazione.
È pronto per l'operazione. Non so dove va. Che è successo? Dove stanno andando? Arriva un altro? Ciste 2. Trasferito al centro di riabilitazione. Ok. Vabbè, ci siamo, penso. No, operato pure lui, tutto a posto. Allora, sono stati operati tutti e due. Eventi operazioni. A volte le operazioni possono richiedere le scelte di una linea d'azione. In questo caso, nella parte superiore dello schermo apparirà un punto esclamativo. Fai clic su questa fortuna per risolvere la situazione. A tempo. Allora, scegli la procedura ufficiale. Riabilitazione più breve. Consenti di chiudere solamente le ferite. Allora, signore, sembra che il corpo del paziente sia riuscito a respingere l'infezione da solo. Dovrebbe essere sufficiente richiedere le ferite. Dovrebbe essere sufficiente richiudere le ferite. Scusate per la mia lettura. Per aiutare il paziente a riprendersi. Scheda del prodotto, scheda del paziente. Dottore, scheda del paziente. È canadese. Messa al centro, ma non leggo un cazzo. Scegli la procedura. Questa. 8 ore, dai. Tanto 8 ore passano subito. Ottimo lavoro. Ora che i pazienti sono stati operati, torneremo sicuramente presto in salute. Torneranno presto in salute. Il centro di abitazione non sta funzionando correttamente perché non c'è nessuno. Dopo le operazioni, i pazienti devono essere sottoposti a una riabilitazione da parte delle infermiere. Qualche crociante riabilitazione. Allora, riabilitazione stava qua e tra l'altro l'avevo pure premuto prima. Ora c'è la seconda assegnazione. Assegniamo. Trasciamo delle infermiere. Ok, riabilitazione. Fatto. Ottimo lavoro. Perfetto. Ma che sta facendo? Ah no. Cura i pazienti. È ora di mettere in pratica le conoscenze acquisite. Un gruppo di feriti è appena arrivato al centro smistamento. Curali. Allora, centro smistamento. Reparto operazioni. Centro smistamento feriti. Assegnazione no. Eccoli qua. Eccoli qua. Che le fa tutte lui le opera. Allora, pazienti, pazienti. A riposo. Ok, migliore. Indietro. Allora, normale. Operazioni rilevanti. Si sta operando. Speriamo che non schiatti. A riposo, pronto per l'operazione, pronto per l'operazione. Sono tutti pronti per l'operazione. Vediamo un po' se qualcuno ci schiatta, Sono quelli che ho guarito, penso. In attesa di chi? Invia nella... nella trincea. Ah, ok, facciamo così. Dobbiamo andare subito a lavorare un'altra volta. A lavorare. Qualcuno è schiattato, Qualcuno è schiattato, vuoi dire? Li ho mandati in trincea. Sicuramente arriveranno presto altri feriti. Ora che abbiamo costruito la farmacia, dobbiamo iniziare a produrre forniture chirurgiche per preparare gli ingredienti.
Vabbè ragazzi, io questa parte la termino qui. Mi aspettavo un po' diverso, È abbastanza complicato secondo me. Ma tutto in commento cosa ne pensate. Ci vediamo sulla prossima video.